Allora, sono schizofrenico stamattina, quindi farò questo video camminando per casa. Sì, camminando per casa, tanto ormai le avete viste tutte, video nel cesso, video a Fangulonia, video da tutte le parti. Piero Incapié González Martínez della Terza Montana, 300 nomi c'è sto giocatore, ecuadoregno, difensore centrale, 19enne del Talleres. Gioca in Argentina, il Napoli lo vuole, ha fatto una Copa America vergognosa e io questo lo devo tenere in considerazione, ma è un giocatore molto duttile, un giocatore che ha un tackle molto forte, è molto deciso, è troppo verace per me, sì, è troppo verace, è molto aggressivo, è incontenibile, è un pazzo scatenato, manco peggio di me stamattina. Sì, però ragazzi, è un giocatore che non farà mai il titolare nel Napoli, quindi se dovesse venire Piero Incapié, io vengo, lo piglio e gli dico: Piero, non devi spezzare le corna ai giocatori, era piglia la palla, Spalletti gli insegna a prendere la palla, questo viene e diventa un top difensore, 19 anni, ha un anno più di me, potrei stringere, è quasi mio coetaneo, questo qua vengo io allo stadio e gli dico: Piero, non si gioca così in Italia, devi pigliare la palla, non devi pigliare i piedi. Vabbè, io proprio non è che posso ingegnarlo perché io quando lo gioco, gioco, sono uno scarparo. Però Piero Incapié, ragazzi, Piero Incapié, viene qua, gli insegniamo come si difende per bene, diventa un top difensore, 19 anni, nel Napoli, argentino, argentino, c'ha la garra argentina lui. Dobbiamo prenderlo, ragazzi, a me piace, può costare davvero poco. Speriamo che viene Cazzarola, Cazzarola, deve venire. Deve venire, ok. Deve venire, poi ci vuole un difensore titolare, prendiamo un altro argentino Senesi. No, adesso scherzi a parte. Adesso scherzi a parte, è un giocatore molto duttile che può fare anche il terzino volendo. Intanto mi sta venendo il giramento di testa perché sto girando in tondo nella stanza, però è un giocatore molto duttile che può fare anche il terzino volendo destro e sinistro, quindi è un giocatore che se viene in qualche partita molto soft. Tipo una, non lo so, una partita leggera per farlo esordire. Lo metti, lo provi e vediamo cosa può dare. Un giocatore alto 1,83, quindi non è gigantesco. Forse sono più alto io, sono 1,85, quindi non lo so per farvi capire. Però, ragazzi, è muscolare. Ho visto una percentuale di palle recuperate, nelle sue statistiche che è del 70%, una buonissima statistica. Chiaramente, vi ho detto, gioca in Argentina, un campionato in cui si recuperano 30 palle a partita, si subiscono 50 gol ugualmente perché c'è un livello tecnico alto, ma allo stesso tempo c'è una grande impulsività dei difensori, c'è cioè molto fisico e molta cattiveria agonistica, quindi vengono fischiati 50 calci di punizione a partita, 30 gialli, 60 rossi a partita, si finiscono le partite in 5 contro 6 e dunque chiaramente il giocatore pur avendo una statistica molto alta, giocando in Argentina, può arrivare in Italia a fare letteralmente schifo, anche perché sappiamo che i difensori argentini non sono proprio famosi per la loro tecnica palla al piede, ma più che altro per la loro aggressività. Dunque, speriamo che questo giocatore, se arriva, perché io voglio che arrivi, è un gran talento, sinceramente, dal mio punto di vista, ma comporta dei rischi, ragazzi, comporta dei rischi, certo. Ha delle cose vantaggiose come per esempio uno stipendio che non sarà troppo alto, penso massimo 1,5 milioni, considerando che è giovanissimo. Ha il fatto che avrà un cartellino molto molto basso, quindi proprio il giocatore fatto per De Laurentiis, va là, 5 milioni, 3 euro di stipendio a settimana e se la cava. Però poi ha anche lo svantaggio che se uno come questo lo butti in una partita importante, perché si fa male Koulibaly e tu non hai più difensori e ci devi buttare questo in mezzo, questo entra, ti falcia l'attaccante e tu perdi le partite. Questo, cioè, detto proprio palesemente, può succedere. Quindi è un acquisto rischioso, ma come lo era Elmas a suo tempo, e Elmas oggi lo rimpiango perché se al posto di Elmas avessimo preso Veretout, oggi il Napoli forse avrebbe qualche giocatore in più da poter dire di essere forte, invece Elmas è un diamante grezzo, non è mai esploso, quindi vediamo un po'. Però, speriamo bene, ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ditemi cosa ne pensate di questo Incapié. Ve l'ho detto, basta vedervi la Coppa America che ha fatto. Io l'ho seguita la Coppa America e vi dico solamente che l'Ecuador è uscito dalla Coppa America per colpa sua, perché ha preso un cartellino rosso. Nella partita contro l'Argentina, forse sì, e poi Messi ha segnato la punizione, quindi proprio per farvi capire il livello di spericolatezza del giocatore.
e va valutato. Ditemi cosa ne pensate, noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ciao ragazzi.